Bentornati, oggi parleremo nuovamente di Marte. La sonda americana Maven potrebbe aver trovato un tassello fondamentale per ricostruire la turbolenta storia del pianeta rosso. I sensori a bordo della sonda hanno misurato il ritmo con cui il vento solare, il flusso di particelle cariche espulso dal Sole a 1,6 milioni di chilometri orari, strappa i gas dell'atmosfera marziana e li disperde nello spazio profondo. I dati raccolti da Maven indicano che il vento solare strappa circa 100 grammi di atmosfera marziana ogni secondo. L'erosione atmosferica aumenta notevolmente durante le tempeste solari, il che ci fa credere che un tempo, miliardi di anni fa, quando il Sole era più attivo e dinamico, il ritmo fosse più elevato. Il campo magnetico terrestre protegge il nostro pianeta e l'atmosfera dal vento solare. Quando il vento solare incontra l'atmosfera marziana, il campo magnetico è in grado di generare un campo elettrico che accelera gli atomi di gas elettricamente carichi, detti ioni, e gli permette di fuggire dall'attrazione gravitazionale marziana. In conclusione, Marte in passato aveva un'atmosfera sufficientemente spessa e calda da supportare la presenza di acqua liquida, un ingrediente chiave e un mezzo della vita, almeno come la conosciamo noi. Capire cosa è accaduto all'atmosfera marziana ci permetterà di comprendere le dinamiche e l'evoluzione di qualunque atmosfera planetaria. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima!